Salve ragazzi, io sono Painmaster e siamo di nuovo sul gioco di venerdì 13, perché da quando è uscito ha subito diversi miglioramenti e diverse aggiunte, e la più recente, oltre ad aver aggiunto alcuni personaggi dei film, come potete vedere sono stati aggiunti Mitch Floyd, Fox e Shelly, tutti e tre provenienti dal terzo film della serie, da venerdì 13 parte 3. E Shelly non ce l'ho neanche bloccato, cioè non lo devo sbloccare, quindi probabilmente lo proverò. Ma una delle più grandi aggiunte, la più importante, è che come potete vedere dalle scritte nel menu, è possibile giocare offline. Finalmente hanno aggiunto i bot, quindi si può giocare in single player. Non hanno ancora aggiunto quella che dovrebbe essere, tra tante virgolette, la campagna del gioco, cioè tanti scenari con missioni diverse. Ma semplicemente hanno aggiunto questa prima modalità offline che ci permette di giocare. Ah, come vedete qui c'è anche la Virtual Cabin, ma penso che l'andremo a visitare bene nel dettaglio in un prossimo video. Dicevo, al momento hanno solo aggiunto i bot, quindi è possibile anche giocare completamente da soli. Si può anche scegliere la mappa, direi la casa di Jarvis. No, basta questo Jason perché l'ho usato troppo, mi ha stufato. Poi devo anche dire che sinceramente il Jason di parte 3 è il peggiore. Non solo nel gioco, proprio anche a livello di film. La parte 3 è quella che mi è piaciuta meno, anche se sono arrivato solo alla 5 per ora. Quindi ancora non le so valutare le altre. Direi di scegliere lui. Però mi pare che io avevo personalizzato, mi sa che si è resettato tutto. Ok, messe un po' di prese, adesso possiamo giocare. Difficoltà normale, animatori 7. Sì, mi sta bene, mi sta bene. Ancora non è possibile giocare offline coi bot come animatore. Perché probabilmente è un po' più difficile sviluppare un'intelligenza artificiale per i tuoi compagni di squadra che collaborino con te e per Jason che cerchi di ucciderti. Probabilmente ci vorrà molto più tempo. Ed eccoci qui finalmente in partita. Recuperiamo i coltellini da lancio, che sono una delle cose più utili. Non so se questi bot siano in grado di schivare. In questo video proveremo un po' a vedere come sono stati programmati, per vedere se sono validi o no. È la prima volta che ci combatto contro. Non avevo ancora mai provato questa modalità offline. Quindi direi che è il caso di andare a trovare subito qualcuno per vedere come si comporta. Ci sono un sacco di rumori qui in giro. Potrei già teletrasportarmi. Direi di andare un po' più in qua. Sì, lo sapevo, c'è qualcuno qui. A parte che lì c'è anche un coltellino da lancio da raccogliere, ma direi che non è caso perdere tempo, visto che ho sentito che c'è qualcuno. Ah, si chiudono le porte dietro. È ancora lì dentro? Non penso, sarà già scappato. E dove può essere mai scappato? Non ha aperto nessuna finestra. Allora, forse è nell'armadio. Sì, era nell'armadio. Mi stava per fregare, eh. Ok, questo bot per intelligenza non brillava, però è capitato in una situazione sfortunata. A volte capita anche coi giocatori veri. Ah, lì c'è qualcuno. Dove scappi? Dove scappi? Oddio, si incaglia un po' in giro. Stava facendo un giro assurdo. Si è fermata. Cosa sta facendo? Non so se dovrei usare lo shift o se riesco a raggiungerla anche così, perché mi sembra sta facendo un giro
Molto strano. Quindi forse la raggiungo. Se si butta in acqua è finita. Recuperata. Perché non mi faceva le prese? Hanno modificato qualcosa? No, ho sbagliato tasto. No, maledetta, è entrata in casa. Vabbè, posso comunque entrare. Cosa speravi di fare? Vabbè, ti defenestro. Ah! Avevo mirato la finestra, in realtà. Però ha cercato di contrattaccare. Quindi sono già abbastanza intelligenti da fare questo. E già sono morti in due nella stessa casetta. Ma c'è ancora qualcuno qui dentro? Sì. E sta scappando di qua. No, l'avevo quasi presa. No, vieni qua. Dai, non entrare in quella casa. No, ma dai. Sei completamente pazza. Ah, però stava provando. Ci stava provando. E aveva il coltellino. Maledetto. Si è pure buttata dalla finestra di nuovo lì dentro. Cosa spera di ottenere? Ah, ok, non mi raccoglieva il coltellino. Ci sono momenti di input lag strani quando si preme il tasto E. Bene, mancano troppi. Perché me ne conta solo uno morto? Ne ho uccisi due. Non mi conta Fox. Ah, ti ho vista dalla finestra. Ora è tempo. No, sbaglio sempre tasto. Tempo di venire a prenderti, cara. No, cavolo, c'era un albero in mezzo. Non ci riuscirai. No, c'è riuscita. Hanno una buona mira. Dai, dai, riprenditi, che sennò mi scappa. Andiamo qui. Forse ho sbagliato e ho dato troppo vantaggio. Utilizzo lo stalk così non sentono il suono mentre mi avvicino, così magari mi viene incontro. No, niente, non è venuta incontro per niente. Non so come gli sta andando con gli obiettivi. Forse sto perdendo troppo tempo perché li sto sottovalutando. Eccoti, ciao. No, oddio, al fucile. Ora mi spara, lo sapevo. Ci ha provato almeno. Dai, vieni qua. No, ho sbagliato mira io qui. Stavo andando in rettilineo. È inutile. Oddio, lì c'è uno fermo. Cosa sta facendo? Oddio, ho sbagliato. Ah, ecco cosa stava facendo. Maledetto. Ok, adesso sei tu la mia priorità. Ma non durava un po' di più? Mi hanno un po' nerfati, Jason. Cosa stai facendo? Perché sei fermo? Ah, mi sa che ha paura dell'acqua. E fai bene, perché guarda che velocità.
E tu sei andato. They deserve to die, Jason. Make them suffer. Beh, andiamo lì là. Andiamo a recuperare questi. C'è qualcuno dentro la casa. Ah, qualcuno è anche dentro questa. Io nel dubbio inizio ad aprirle tutte. È che non si sa mai, qua c'è sicuramente qualcuno. Lo sapevo. Ma era Tommy Jarvis. Era Tommy Jarvis. Il tuo scopo era aiutare gli altri e non farti ammazzare in questo modo misero. Beh, andiamo qui. Ah, bene. Preso. Però ho finito i coltellini. Ah no, ne ho altri due. Però lui è entrato lì. Mi è il caso di bussare. C'è qualcuno? Ti sei nascosto anche tu nell'armadio? No, questo almeno è un po' più furbo. Sarà dentro quella casetta? Sì, mi pare di aver visto muoversi qualcuno. E infatti... eccolo. Hai un coltello in fronte, come fai ad essere vivo? Dai, riprenditi, veloce. Ma cosa stai facendo? Ma piccolo imbecille, ma ti ho visto andare sotto, please don't see me. Ti ho visto. Ti ho visto e come? Oddio, qua a sangue lo devono migliorare un po'. Yes. Yes. Kill for mother. Ora andiamo in questa direzione dove c'è l'ultimo rumore. Però ce ne sono ancora vivi tre. Cosa stanno facendo? Ok, sono qui dentro. Eccone una. Mi ha visto. Sta scappando. Non glielo permetterò. Fuori! Don't stop, Jason. They deserve to die. E ora ti porto in giro, verrai con me. Mi aiuterai a trovare gli ultimi sopravvissuti. Vieni qui, maledetto Ragdoll. Si può anche infilare lì dentro alle staccionate. Non aveva nessun oggetto della missione, non se la stanno cavando bene. Però ora c'ho rabbia, quindi posso spaccare tutto senza problemi. E gli ultimi due sono finiti praticamente. Devo solo capire dove se ne sono andati. Scommetto vicino alla macchina. Eh no, ho puntato nella direzione sbagliata. Però almeno recupero uno di questi. Mi diverte sempre un sacco. Niente, è incredibile. Ah no, ecco uno in lontananza. Allora, ho fatto bene. No, non te ne andare, non te ne andare. Vieni qua, ti voglio solo abbracciare.
Sta facendo come alcuni giocatori che sperano che la partita finisca stando nascosti nei cespugli, senza aiutare nessuno. Un momento, ma da che lato si passa? Boh, mi sa che mi tocca fare il giro. Tanto è ferma, posso anche farlo lentamente. Ah, ok. Ma sei dentro la mia casetta. Schifosa, vieni qua, non ti permettere nemmeno. No, maledetta. Non mi sfuggirai. Sempre in questa casa e volete morire voi. Vi diverte proprio. That's my boy. Hunt them down and make them pay. Tre morti in questa casetta, sembra che li colleziono. A sto punto sposterei tutti i ragdoll qui. No, ci metterei troppo, non lo faccio. Andiamo a cercare l'ultimo. Eccolo lì in fondo. Mi avvicino un po' con lo shift che faccio prima. No, in realtà faccio prima col teletrasporto, vado dritto in fondo. Tipo qui. Ma cosa stai facendo? Stai nuotando? Folle. Ma è fermo, ma perché stanno fermi? Hanno ancora qualche problema allora. Non lo riesco a prendere perché sta in acque un po' troppo basse, non lo posso uccidere da qui. Ma guarda te! Che maledetto! Guarda la sua faccia terrorizzata, è ridicolo. Stop pure. Kill for mother. Tu ucciso 8 su 8. E beh, in conclusione, è un grande passo nella direzione giusta, permettere di giocare in single player, anche se al momento andrebbero sistemati un po' i comportamenti di alcuni dei personaggi, perché ogni tanto quando si trovano da soli e non sanno che cosa fare stanno immobili. Però a volte hanno reagito, sono scappati, si sono lanciati bene dalle finestre, si nascondono anche nei momenti meno appropriati. Quindi non sono proprio malissimo. E certo, in un gioco del genere immagino sia davvero difficile programmare un'intelligenza artificiale che riesca a reagire a tutte le azioni che fai, a tutti i poteri di Jason e riesca anche a scappare e a coordinarsi con gli altri. Soprattutto farlo aggiungendo una sfida perché bisogna comunque bilanciare il tutto. Io comunque ho giocato a difficoltà normale, forse a difficoltà difficile queste cose sono un po' più limate. Detto questo, per questo video può anche essere tutto. Per tutti quelli che mi chiedevano, vale la pena comprare questo gioco se voglio giocarci da solo? Anche con l'aggiunta dei bot vi direi di aspettare un po' perché comunque si può giocare solo come Jason e quindi la cosa potrebbe stufare in fretta. Anche se per quelle persone che vorrebbero giocarlo in single player, io vi dico che in realtà il massimo del divertimento è quando si gioca con gli altri. È giocare in compagnia che rende questo gioco divertente. E non dico solo con i propri amici, anche proprio con la gente a caso. Ho giocato alcune delle mie partite multiplayer in generale più divertenti su questo gioco. E beh, penso di aver detto tutto, quindi ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video!